Ciao a tutti e bentornati sul mio canale dove potete trovare idee per ricette healthy, veloci e facili. Se vi piacciono video di questo genere mettete un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina e seguitemi sul mio profilo Instagram e sulla pagina Facebook Lucio Graflower Ricette Healthy, Veloci e Facili, dove pubblico tante altre ricettine di cui non faccio i video. Prepariamo oggi i peperoni ripieni, vi faccio vedere come io solitamente li preparo, li faccio con il tonno. Oltre al tonno e ai peperoni ci serviranno i capperi, le uova, una cipolla, i pomodori pelati e io utilizzerò il pane, questo in cassetta, potete utilizzare il pane anche quello raffermo, vengono buonissimi. Come spezie per il ripieno metterò il solito sale e pepe, aglio in polvere, metterò del prezzemolo fresco e anche del basilico in cottura. Adesso vado a pulire i peperoni, a farli a metà e a togliere le parti interne. Dopo aver pulito i peperoni, prepariamo il ripieno. Sbricioliamo il pane, come vi ho detto, sto utilizzando questo in cassetta, però viene molto molto meglio con quello un po' raffermo. Dopo averlo sbriciolato tutto, metto le uova. Due uova per la precisione, per questa quantità di ripieno, quindi circa 60 grammi di pane e due uova. Faccio amalgamare ben bene l'uovo con il pane, dopodiché vado ad aggiungere tutti gli altri ingredienti del ripieno, ovvero aggiungerò, dopo aver salato e pepato un po', questo ripieno, ricordiamoci che metteremo i capperi, quindi, il sale manteniamolo un po' più basso, quindi metterò i capperi appunto, metterò il tonno che anche è salato, sto utilizzando il tonno quello al naturale, potete utilizzare benissimo il tonno sott'olio, è ancora più buono ovviamente, quindi manteniamoci bassi con il sale. Quindi capperi, tonno, vado a mettere una bella manciata di prezzemolo fresco che darà molto gusto al nostro ripieno. A questo punto vado ad amalgamare tutto facendo questo movimento con la forchetta e faccio assorbire con l'aiuto del latte tutto il ripieno al pane. Possiamo continuare con il latte oppure per renderlo più proteico, come sto facendo io, aggiungere l'albume. In questo modo il ripieno verrà più proteico. Questa è la consistenza che deve ottenere. Adesso nella pentola bella larga dove preparerò i peperoni vado a tagliuzzare la cipolla. Io la taglio finemente in questo modo perché mi piace appunto quando la mangio sentirla. Se non la volete sentire, tagliatela molto molto fine. Ho aggiunto dell'acqua e messo sul fuoco. Nel frattempo che la cipolla è sul fuoco vado a riempire i peperoni. Vedete, la consistenza deve essere bella compatta, né liquida e né troppo asciutta. Mi raccomando di non riempirli eccessivamente perché in cottura tenderanno ad aumentare di volume e poi il ripieno potrebbe fuoriuscire dal peperone. Siccome ho dimenticato di mettere il parmigiano nel ripieno, l'ho aggiunto sopra direttamente, però se voi volete metterlo andrà benissimo metterlo nel ripieno. Nel frattempo la cipolla si sarà appassita, vado ad aggiungere i pomodori pelati oppure possiamo aggiungere direttamente la polpa di pomodoro già schiacciata. Aggiungo quindi un barattolo grande da 400 grammi di pomodori pelati più un barattolo piccolo di polpa. Vado ad adagiare i peperoni nella teglia. Prendete le misure prima di fare tutto il sughetto. Assicuratevi che i peperoni entrino nella pentola. Dopodiché vado ad aggiungere dell'acqua nel sughetto perché appunto deve essere molto liquido perché la cottura sarà lunga. E i peperoni devono avere il tempo di cuocersi. In questo modo, aggiungendo l'acqua, non rischiamo che brucino.
Dopo un po', che la cottura è andata, quindi dopo circa, un 5-7 minuti, vedremo che il ripieno si sarà addensato. A questo punto prendo il sughetto che c'è sul fondo e lo metto direttamente sulla superficie dei peperoni. È un piccolo trucchetto per far venire i peperoni ancora più buoni perché si insaporiranno, il ripieno verrà insaporito, dal sughetto di pomodoro. Ho aggiunto prezzemolo e basilico nel sughetto e continuo ancora la cottura fino a quando i peperoni saranno cotti, ovvero quando la polpa sarà cotta, la polpa del peperone. Durante la cottura aggiungo ancora un po' di prezzemolo e aggiungerò sempre, sarò molto attenta affinché non si attacchi sotto il peperone, aggiungendo sempre un po' di acqua ogni tanto. Il tempo di cottura è relativo quindi alla cottura del peperone stesso, però all'incirca porta via un 20-30 minuti, sempre a fiamma medio-bassa. Il sughetto si deve rapprendere e i peperoni potranno essere degustati sia insieme al sughetto stesso, oppure possiamo preparare con questo sughetto, condire una bella pasta. I peperoni sono pronti, sono buonissimi, sono morbidi e compatti al tempo stesso, super digeribili e leggeri. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina e seguitemi sul mio profilo Instagram e sulla pagina Facebook Lu Sugar Flower Ricette Healthy, Veloci e Facili, dove pubblico tante altre ricettine di cui non faccio i video. Detto ciò, vi saluto e vi aspetto al mio prossimo video. Ciao ciao!